ti starei chiedendo come mai di questa lettera. Io posso dirti che essere stato bocciato per la seconda volta quest'anno probabilmente è stata una fortuna. Nel senso che, wow, andiamo in classe insieme. E poi magari quest'anno riesco a diplomarmi finalmente. E faremo anche questo assieme. Beh, in effetti è tutto un po' troppo prematuro, ma nonostante ci sfieriamo da pochi giorni tra i banchi di scuola, ho le farfalle che volano ribelli nel mio stomaco. Un po' come quando i nostri occhi si incrociano, magari per sbaglio, e subito cambiano direzione per far finta di nulla. Avrai capito che per me è difficile esternare i sentimenti a quattro occhi, e per questo ho deciso di scriverti una lettera. Forse non avrei dovuto, o forse sì, ma non importa. Nella vita bisogna rischiare, e a me piace rischiare. Qui c'è anche il mio numero. Nel caso ti andasse, scrivimi. Tuo Alessandro. Scusi. Mi scusi? Mi scusi? Oh, signore! Giovane, a me? Sì. E non vedi che sto a lavorare? Non lo so. L'ho visto, un attimo, lascio questa... Dove? Che ho detto di stare a casa tu? Che questo è in buio? Mi scusi, dove crede che io sia, allora? Ma che ne sai di dove sei tu? Poi con tutto questo accento sofisticato che tieni, allora vedi se parli come ti ha fatto mamma tua, vedi? Ma di me non volevo disturbare, lascia un attimo... Allora non hai capito, qua non puoi passare. No, ma a me la lascio io la letta. No, ma guardi, se conta fino a 5, io... Ehi, bello! Qui sto bagnando, non vuoi passare? No, ma a me! La conosce, Chiara? La ragazza con i capelli biondi, carina, che abita... Tu vuoi dire a me se io conosco a Chiara? Sai da quanti anni io lavoro qua? No. No? No. Da quanto te ne devi capire fino a qua? Sì. Dammi, me la vedo io. Ti puoi andare, vai, vai. Fidarmi. Vado, sicuro, mi vai, fido, bello, vado va. E mi raccomando... Vai, tranquillo, vado. ciao. Ah, mi scusi, signore, non deve suonare. Deve mettere la lettera sulla soglia della porta, perché è una sorpresa. Ha capito? E tu vuoi dire a me se io ho capito? E certo che ho capito, ma che ti credi che non sono capito? Ma è 27 anni fa! Vado, vado. Sveglia! Oi Ale, cercavo proprio te, giuro. Stasera abbiamo una partita e ce ne manca uno, ci saresti? Per la partita? Per la partita, Ale, una volta devi dirmi di sì, ti prego. Poi da quest'anno andiamo anche in classe insieme, su. No. Ma perché no. Sono a cena di famiglia con i miei, non eh? Cena di famiglia. Lo sai, che palle, miei. Fratello e figlio unico, non abbiamo più due figli. E la domenica non ci sei mai a cena. Vabbè, Ale, le tue solite cose, diciamo, no? Le solite cose che non dipende vabbè, da me, dipende vabbè. Da... Ma se riesci almeno raggiungici, però. Ah sì, ma vi raggiungo, ti preoccupare, andiamo con Chiara. Poi non mi hai più fatto sapere niente, come al solito. Ma secondo te, da dove sono appena tornato? So, non lo so, non ti vedo mai. Da casa sua. Da casa sua? Ah, e cosa avete fatto, sporcaccioni? Guarda, cosa hai capito? Sono andato a casa sua. Mm? Le ho lasciato una lettera. Ce l'hai lasciato una lettera? Ma che lettera? Sì, ho capito, Ale, una lettera, nel 2022. Ma è romantica. Tu sei davvero vecchio, amico mio. Vabbè, fammi sapere un po' come va, anche se... Ma lo so già come va. Come va? E prenderà la lettera. Sì. La leggerà. Sì. La leggerà. Mm-hmm. E mi chiamerà. Ti chiamerà. Sì. Ti bacerà. Vi sposerete. Calma. Avrete dei figli. I figli, e magari... Sarò tutti felici e contenti, ma vai. Chiara. Chiara. Là, qua. Boh, yeah, ma la metto giù. Manco fossimo negli anni 90. Allora. E già ti chiedi come mai di questa lettera, è vero? Sono pochi giorni che ci incontriamo tra i banchi di scuola, oh mamma. Ed ogni volta che i nostri occhi si guardano, ho le farfalle nello stomaco. Forse questo è tutto un po' prematuro, ma non riesco a tenere tutto dentro, forse sì. Se ti va, scrivimi qui, tuo Alessandro. Tuo Alessandro. Mio, certo.
Alessandro, mio, la lettera è per me. Hanno scritto una lettera. Certo che ti scrivo, mi hai scritto, scrivimi qua. Ovvio che ti scrivo qua, 3, 4, 7. No, non ti scrivo. Sì che gli scrivo, ovvio, mi ha scritto una lettera. Ovvio che come minimo gli devo rispondere, no? Sarei maleducato se non gli scrivessi. Quindi gli scrivo, ma che gli scrivo? Non gli scrivo. Scrivo ma. Chiara, a salve Chiara. Chiara? Oh, Chiara! Non puoi capire, io tipo sto emozionatissimo. Dai, su. Sputerrospo. Oh, tieni. Leggi? Ma è Alessandro. Alessandro, tu Alessandro, c'è scritto. Ma sicuro? Certo. Ma lui? Lui, Alessandro, tu Alessandro, quinta B. Quanti Alessandro di quinta B conosciamo? Strano. Sinceramente pensavo di piacergli io. Mi guarda così. Vabbè, comunque un bel ragazzo, un pensierino ce lo farei anche. Adesso posso ricominciare a correre? Dai, su, torna a casa e scrivili. Ragazzi, ci siamo? Iniziamo, dai, che è già tardi. Sì, male dov'è? Stamattina mi ha detto che c'aveva una cena di famiglia. 2 settimane che organizza sta partita e non ci viene. Vabbè, iniziamo, va? Dai! Ora a centrocampo. Attenzione, dribbling. Insistono con il giro palla. Ma quanto corre, quanto corre! Il difensore intercetta, parte il contropiede. Guarda, guarda, sono nell'aria, ma guarda che gol che ti faccio adesso. Guarda che cross. Cavolo, aspetta. È persa. Sta pressando. Questo gol. Ehi, grazie. Per la lettera sei stato dolcissimo. No, ma vai, ma che cavolo hai al posto di quel piede? Oh, mamma. Sei decisa? Hai fatto benissimo. Devo dire, se non l'avessi fatto tu, l'avrei fatto io a giorni. Che noia sto fratello. Ma come fa a stare simpatico ai suoi amici? Sta sempre al telefono. Mamma si lamenta che è sempre fuori. Ma meno male, almeno non mi tocca sopportarlo. Devo studiare. Sono indietro. Se ci vedessimo domani sotto casa mia alle 18. Edoardo a tavola! Sì, mamma, aspetta un attimo, perché forse devo uscire. Ma come? Avvisare prima? Guarda che questa casa non è un albergo che vai e torni quando vuoi. Mi puoi dire almeno a che ora torni? Ale, ho la partita. Palla, vai. Marco! Ale, vieni qua. Marco, più che essere il mio migliore amico, è un diario segreto. So di potermi fidare di lui. Forse deve solo migliorare con i consigli, ma in fondo gli voglio un gran bene. Ma la cena di famiglia? La cena di famiglia. Guarda qua. Che te l'avevo detto? No. Sì. Ma sei un grande. Lo so. Ma quindi domani... Eh già. Ragazzi... Domani Alessandro perde la verginità! Facciamogli un applauso! Dai, si unisce a noi! Guarda, ti faccio un gol e vado via. Cosa avevo detto? Marco è il mio diario segreto. Mi sbagliavo. Ma poi non me ne mancava solo uno. Ricordate quando Fabio Grosso ha tirato l'ultimo rigore ai mondiali del 2006 facendoci diventare campioni del mondo? Ecco, mi sento proprio così. Un istante dopo aver segnato so di aver vinto tutto e che la vita finalmente è dalla mia parte.
Allora, ragazzi, oggi parliamo della lingua che usava Dante, il volgare. Allora, stasera il volgare non vedo l'ora utilizzato già di vederti. Tanto lo so che lo pensi anche tu, eh. Il latino puro che veniva parlato e scritto dagli intellettuali è il volgare usato dal popolo. Alessà! Ma lo sai che siamo proprio stufi di averti tra i piedi? Ma non vorrai mica saltare un altro anno scolastico? No, professore! È che stando seduto qua 2 ore mi fanno male i reni. Non può capire quanto. Stai seduto, per favore. Allora, dicevamo, perché Dante usa il volgare? Innanzitutto, Dante considerava la lingua parlata più nobile di quella scritta, perché era una lingua naturale, parlata dal popolo. Inoltre, anch'io! Ha scritto anch'io! Lo sapevo! Oh, l'hai capito, no? Cosa? Tac, stasera mi ci vedo con Chiara. Oh, fermo, è lei, eh. Ciao, Ale, ti ho preparato una sorpresa per oggi. Sorpresa. Ciao, beh, in realtà le sorprese mi piacciono, ma qualche spoiler? Vediamo che rispondi. Sorpresa. Ti piacciono le sorprese? Certo, mi piacciono le sorprese. Porta un paio di cuffie e mentre sei lì ad aspettarmi, ascolta la tua canzone d'amore preferita. Madonna, mo sviene, e al resto ci penso io. Conquistato. Porta un paio di cuffie mentre sei lì ad aspettarmi, ascolta la tua canzone d'amore preferita, al resto ci penso io. Ci pensa lei. Oh, fra qui. Ho svoltato. Senti, ma che c'è mezz'oretta? No, dai, dai, vieni da me. Devo andare a casa. Ho bisogno di una preparazione. No. Facciamo un po' di pratica. Un po' di pratica, sì, con me, un po' di pratica. Ma no, ma non fraintendermi, non quella pratica. Dai, facciamo un po' di pratica. Dai, non ti preoccupare, quale pratica. Così? Questa? No, che no, non esiste, guarda, me la posso anche sbottonare così. No, troppi cerchi. Questa è perfetta, te lo dico io, guarda il verde mi sta la tavola. Assolutamente no. Ma che dici? Fluo, bellissima, dai, il fluo. Gli anni 80 stanno tornando di moda. Sì, ma sono passati, un motivo ci sarà. Mo mi dici di sì, lo so. Mi dici di sì, sempre quello che vuoi. Coperto, così almeno non sei gelosa, no? Ti ho capita, ti ho capita. Sì, niente male. Va bene, dai, ti faccio contenta. Marco, c'è un problema. Buono, solo uno? Dai, ma fai il serio una volta. Una. Scusa. Posso? Vai, dimmi. Non ho mai... limonato. Non vorrei mica fare una prova con me, Ale. Una prova con te? No. Dammi un amico. Dammi un consiglio. Non so, Ale. Prendi una pesca. Una pesca? Pesca no, un limone. Cosa faccio col limone? Ho un'idea, dai. Prova col dito. Lo fanno tutti ed è molto semplice. Col dito? E cioè non l'ho mai sentita quella col dito. Cosa ridi? Chiara, sei bellissima stasera. No, va. Chiara, che bella che sei stasera. Chiara. Ale? No, è che... era un po' sporco, poi c'è una certa forma d'ansia per le cose non pulite. Dai, andiamo che è già tardi, eh. Andiamo, vai, andiamo, vai, vero. Ah, addirittura. Vabbè, ma neanche dimmi ciao, cioè... così all'avventura, al buio.
un po' mi piace però. Finalmente quel giorno è arrivato. Sono bendato, sì, bendato, e con Chiara che mi guida verso una direzione sconosciuta. Non so come comportarmi, quindi parlo, parlo e parlo ancora per coprire quei silenzi imbarazzanti che ci sarebbero se rimanessi zitto. Sento il cuore che mi sta esplodendo nel petto. Spero ogni istante che ci sia il momento di togliere la benda e poterla baciare. Devo solo trovare il coraggio per poi perdermi nel mare dei suoi occhi. Fabio, sarei anche stanco, non so neanche da quanto tempo stiamo camminando. È giorno, è notte, è sera, stiamo andando su Marte, stiamo andando... Marco, Chiara, signore, erano quelle prima dell'incidente. Ma noi ci siamo appena... Signore, deve rimanere assolutamente steso a terra, signore! Svegliarsi da un sogno bellissimo è uno shock. Ti resta l'amaro in bocca. E ti accorgi che non è solo il sangue, ma la voglia di addormentarsi ancora per continuare il sogno. Solo che se anche riuscissi, il sogno ormai è sparito e non tornerà più. Non ci credo. Se questo è un sogno, svegliatemi! Se questo è un sogno, svegliatemi! Fate come piace a voi, eh? Se questo è un sogno, svegliatemi! Chiara? 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 Chiara, Chiara! Non hai finito di badare nel sonno? Chi è sta Chiara poi? Mi devo preoccupare? Forse ognuno di noi è il pensiero di qualcuno che ci pensa e il sogno di qualcuno che ci sogna. Scrivimi per sbaglio!